Il Pineto riscatta il passo falso di domenica scorsa e vince a Montegiorgio per 2-0 nella seconda giornata del girone F del campionato di Serie D. Gli abruzzesi si rilanciano grazie ai gol di Milinkler e Cardella, lasciando invece i marchigiani a un solo punto in classifica. Una bella partita quella che va in scena al Tamburrini di fronte a un'ottima cornice di pubblico. Nel primo tempo, all'undicesimo, momenti di apprensione per il portiere ospite Mercorelli, colpito da spagna involontariamente. Il numero uno abruzzese poi si rialza e prosegue il match, neutralizzando pochi secondi dopo il tiro di Donzelli. Al tredicesimo ecco il vantaggio del Pineto. Milincleri con il mancino trova il gol, complice il portiere Gagliardini, che commette però una papera colossale. Neanche il tempo di rimettere la palla al centro che arriva il raddoppio. Al 17esimo infatti è Cardella di testa a infilare per la seconda volta il portiere montegiorgese, anche se l'azione in questo caso è viziata da un fallo netto commesso a centrocampo ai danni di De Meglio. Il Montegiorgio però reagisce subito, lancio di Misin per Perpe Pai, il numero 9 controlla il pallone e calcia, palla di poco a lato. Con le immagini girate da Francesco Marconi si passa alla ripresa. Il Montegiorgio le prova tutte per riaprire la gara, senza mai impensierire seriamente la retroguardia del Pineto, che riesce a sventare ogni minaccia senza troppi problemi. L'occasione più nitida capita sui piedi di Perpe Pai, ma l'attaccante temporeggia troppo e sul più bello viene fermato da Bosco. Poco dopo Nardella fa tutto bene sul vertice destro, entra in area ma sbaglia il cross. Nel finale, Cardella su punizione chiama il portiere alla deviazione in angolo. Poi di fatto non accade più nulla e gli abruzzesi festeggiano 3 punti meritati. Abbiamo provato, secondo me bisognava avere un episodio, anche se una palla inattiva, abbiamo tirato un paio di punizioni dal limite dell'area, non siamo riusciti a far gol, l'azione di Zancocchia, le occasioni ce le abbiamo avute per cercare di aprire la partita, sono sicuro che se facevamo un gol sicuramente sarebbe stata tutta un'altra partita. Pazienza, dobbiamo leccarci le ferite, dobbiamo capire che questa è la Serie D, capire che non, bisogna sbagliare il meno possibile, sono 3 partite che facciamo, abbiamo raccolto veramente pochissimo per quello che mettiamo in campo, per quello che seminiamo, però questo è il calcio, sperando in momenti più fortunati. E i ragazzi non posso rimproverare niente perché comunque hanno messo tutto, hanno dato tutto, ripeto, poi in queste partite affrontando squadre importanti, squadre forti, squadre esperte. C'è bisogno di un episodio, l'episodio ce l'abbiamo avuto, non l'abbiamo sfruttato e capita che poi vanno piano piano scemare. Sì, è stata una partita approcciata benissimo, siamo stati bravi ad andare subito in doppio vantaggio. Giocavamo con una squadra che giocava bene a calcio, organizzatissima. Poi è normale che nel secondo tempo abbiamo gestito la gara, abbiamo lasciato a loro il possesso, abbiamo lasciato la profondità. Dovevamo essere un po' più cattivi nelle ripartenze perché la partita la potevamo chiudere. Però la squadra è stata molto brava, no? Nella gestione della gara, non ha concesso praticamente nulla nel secondo tempo, nel primo invece del Montegiorgio ha avuto un paio di occasioni per riaprire la gara. Sì, però ho detto prima, affrontavamo una squadra che sa giocare a calcio, una squadra che è organizzatissima. Io sapevo che ci potevano mettere in difficoltà in qualsiasi momento, è normale che siamo stati avvantaggiati dal doppio vantaggio. E ci sta a soffrire con una squadra del genere perché l'ho detto, questa è una squadra che sa giocare, ha messo in difficoltà anche l'Alto Casertano la domenica scorsa. Poi il mister Mengo lo conosco bene perché sa far giocare bene le squadre e mette in difficoltà le squadre avversarie.